chi sta dirigendo i tuoi passi? A chi hai affidato il tuo cuore e l'anima tua? A te stesso, illudendoti che tu hai le capacità per condurre da solo o da sola la tua vita? O forse la tua vita è ancora nelle grinfie di Satana, che attraverso il peccato sorveglia la porta del tuo cuore? Se tu credi questa mattina che c'è qualcuno più grande di colui che ti sta distruggendo nei pensieri, nella mente, nel cuore, nell'animo, se non trovi più nessuna speranza, se addirittura non trovi più nessuna ragione di vita, se sei così affranto, afflitto, deluso, deluso da tutti, da tutto e persino da te stesso, e in questa insoddisfazione piena del tuo cuore non trovi pace, non trovi riposo, non ne trovi una via d'uscita, invoca Gesù. Lui ti libererà da questa tremenda situazione, ti libererà dal peccato, sarai riconciliato al Padre, sperimenterai la vera comunione con Dio. Non vogliamo offrirgli, fratelli e sorelle, le briciole della nostra esistenza, del nostro tempo, delle nostre forze. Noi vogliamo amarlo sempre di più, vogliamo onorarlo e vogliamo gridare a questo mondo che la risposta è arrivata al tuo problema.